Un anno fa, lo ricorderete, il rogo della Grenfell Tower a Londra, ci furono 72 morti, tra loro anche una coppia di fidanzati italiani. Sono in corso le cerimonie commemorative, allora andiamo dal corrispondente Stefano Tura. Stefano. Sì, oggi è il giorno della memoria e di un dolore che dopo 12 anni si rinnova. Noi siamo proprio alla base della Grenfell Tower, nel cuore di Kensington. Il grattacielo è stato completamente rivestito di teli bianchi, un cuore verde sulla sommità e una frase: Grenfell sempre nei nostri cuori, un modo per ricordare le 72 vittime di quello spaventoso incendio, tra cui anche la coppia di giovani architetti italiani Marco Gottardi e Gloria Trevisan, che vivevano proprio al 23° piano della torre. Numerose le iniziative in programma oggi. Durante la notte c'è stata una veglia, il grattacielo è stato completamente illuminato con una luce verde. Questa mattina si è svolta una chiesa nella cappella di St. Helen qui a Kensington, a cui ha preso parte anche il sindaco di Londra Sadiq Khan, poi una marcia dalla chiesa fino qui alla sommità del grattacielo. Ci sono state alcune celebrazioni, è stata svelata una targa, hanno preso la parola alcuni rappresentanti delle famiglie. Nel pomeriggio alle 17 una marcia silenziosa qui per le strade del quartiere di Kensington fino al Parco delle Rimembranze. Ci sono tutti i familiari dei defunti, è stato chiesto ai giornalisti anche di lavorare con moderazione e rispettare il dolore dei congiunti e delle famiglie. Tra questi ci sono anche i genitori di Marco Gottardi e Gloria Trevisan, e vediamo appunto le interviste che abbiamo registrato. Lei amava la vita, amava stare in compagnia, amava la famiglia, amava tutto, amava tanto. Amava. Io, quando avrò finito il mio percorso terreno, la rincontrerò, perché voglio credere che ci sia un posto dove tutti ci riuniremo. E questo è quanto. Io mi sforzo tutti i giorni di pensare che lui veramente, loro stiano bene da qualche altra parte, perché altrimenti non sarei riuscita a sopravvivere a tutto questo. Okay. Stiamo parlando di un ragazzo veramente eccezionale che ci ha dato grandi soddisfazioni. E per cui è veramente incredibile che sia scomparso in questa maniera, mentre stava abbracciando la vita con tutte le cose che aveva ottenuto, che stava ottenendo e che avrebbe potuto ottenere, perché chiaramente dopo poco che si sono laureati, venire subito a Londra, essere subito assunti nei loro ruoli di architetti nel restauro, in due studi diversi come loro desideravano, cioè non è una cosa così semplice in poco meno di 3 mesi. Quello che noi vogliamo ribadire non è un caso, non è un incidente, per dire, un incidente d'auto che può capitare per mille motivi, ok, ma a volte il fatto. Qua concorrono delle grossissime responsabilità che verranno e stanno venendo a galla.